La Guardia di Finanza nella sede di AGSM AIM in Lunga Adige Galtarossa a Verona. Lo annuncia con un comunicato di poche righe l'ufficio stampa della Multiutility nata il 1 gennaio 2021 dalla fusione per incorporazione tra AGSM Verona e AIM Vicenza e che negli ultimi tempi è in acque agitate con scontri fra consiglieri esplosi per alcune operazioni finanziarie ed economiche emerse col cambio alla guida della città di Verona passata lo scorso anno al centro-sinistra del sindaco Damiano Tommasi. Si informa che in data odierna, su mandato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, la Guardia di Finanza, Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Vicenza, ha richiesto documentazione alla società. La società sta fornendo la documentazione richiesta ed è tenuta al massimo riservo sulle attività, è scritto nella nota stampa. Non è dato a sapere se al centro dell'ispezione delle Fiamme Gialle ci sia l'inchiesta aperta nel marzo scorso su false comunicazioni relative alla cosiddetta operazione Compago, ossia l'acquisizione di una quota del 35% dell'utility milanese Compago, poi fermata. Il gruppo AGSM AIM è a capitale interamente pubblico, partecipato al 61,2% dal Comune di Verona e al 38,8% dal Comune di Vicenza, con 1,9 miliardi di euro di ricavi, 175,7 milioni di euro di margine operativo lordo, 2.000 dipendenti e oltre 850.000 clienti serviti nella vendita di energia elettrica e gas, è una delle principali multi-utility italiane.